Ma infatti hai confermato tutto quello che pensavamo. E quello che pensavamo te l'abbiamo già detto. I tre sì che hai preso ai live cooking sono tutti e tre. Strameritati. Per cui, benvenuto nella cucina di MasterChef. Ciao, mi chiamo Federico, 30 anni, sono argentino e adesso vivo tra Formentera e Milano. E nella vita faccio il DJ da quando sono piccolino. E il mio segno del zodiaco è Vergine. Mi rappresenta abbastanza il mio segno, e sono abbastanza preciso, un po' molto inquadrato. Ogni tanto mi sembra un po', cioè, pesante a me stesso, no? Perché volevo avere sempre tutto in ordine, tutto controllato, sotto controllo. Quando ho tenuto i tre sì live cooking, cioè, è stata una sensazione proprio inimmaginabile, non me li aspettavo per niente. E ero convinto, volevo entrare, ma cioè, non mi aspettavo proprio i tre sì. Quando ho capito di essere uno dei 20 concorrenti di MasterChef, è stata, cioè, una mischia tra allegria e il fatto di poter arrivare a casa e raccontare alle persone che ci avevano creduto in me, che avevano iscritto, poter dirgli di sì, che ce l'avevo fatto, era una sfida che avevo con me stesso, quindi immagino, è stato bellissimo, una delle cose più belle della mia vita. Il giudice che penso che mi abbia apprezzato di più che per la mia cucina, penso che siamo entrati subito in empatia, è stato Locatelli. Mi ha raccontato che avevamo una storia abbastanza simile a quella che ho passato io. Anche lui arriva da una famiglia di ristoratori, quindi penso che siamo entrati subito in quel mood. Non c'è nessuno dei giudici che temo in particolare. Quello sì, barbiere, è quello che mi mette magari un pochettino più in soggezione, no? E non riesco tanto a interpretare magari i suoi gesti, le sue parole, quindi sono sempre con quell'ansia di cosa mi dirà. La mia passione per la cucina nasce da quando sono piccolissimo e arrivavo da scuola e arrivavo nel ristorante dei miei genitori, mi mettevo subito in cucina con mia mamma a vedere tutto quello che faceva, a fare le domande e provare ad aiutarla in tutto quello che potevo. Il mio più grande fan è mio padre, è la persona che c'è stato da sempre con me, mi ha appoggiato in tutte le mie decisioni e per lui è anche una soddisfazione il fatto che anch'io mi metta in questo ambito della cucina, no? Perché è quello che lui ha sempre voluto. Gli elementi che rappresentano la mia cucina sono la carne, le salse e l'innovazione. Se potesse, mi piacerebbe cucinare per Messi, perché è sempre stato il mio idolo e gli vorrei far assaggiare il mio assado argentino. Uno dei miei pregi penso che sia l'empatia, mi metto sempre nel posto degli altri, provo a aiutarli a capire i suoi problemi. E un difetto che sono molto testardo, quando mi impunto su una cosa deve essere quello per forza e tante volte non è la cosa giusta. MasterChef per me rappresenta soprattutto una sfida con me stesso e un modo, un posto dove dimostrare tante cose, cioè tante cose da dimostrare ai miei genitori e poi anche vorrei fare un futuro, creare un futuro per mio figlio, quindi penso sia il modo, il posto giusto. Mi piacerebbe tantissimo essere io quello che vinca MasterChef, ovviamente ce la metterei tutta, sono così competitivo che mi vedo capace di vincere MasterChef. Io non temo in particolar modo nessuno degli altri concorrenti, vedo tanti preparatissimi a livello teorico, ma a livello pratico penso siamo tutti sulle stesse. Uguale che penso che nessuno di loro tema me. Sì, dai!